Siamo con la dottoressa Gloria Barioni dal centro Daedalus di Bologna, che in questo momento si sta occupando di rispondere alle mail che arrivano al servizio dello psicologo online. Questo servizio esiste effettivamente da molto tempo, da una decina d'anni, e nasce dalla collaborazione dei terapeuti del centro Daedalus con Informa Giovani del Comune di Bologna. È stato pensato principalmente per un'utenza molto giovane che poteva avere vergogna oppure comunque non la possibilità di parlare liberamente di persona oppure anche soltanto telefonare. E il metodo della scrittura e quindi della mail è un metodo molto familiare con i ragazzi, per cui insomma ci siamo un po' adattati alle loro esigenze e al loro stile preferito di comunicare. E torna molto utile in questo momento di emergenza sanitaria in cui la quarantena forzata obbliga la convivenza stretta tra persone e quindi diciamo che i motivi per cui era stato pensato diventano molto importanti oggi in cui la libertà, la privacy ovviamente viene a mancare, a meno che qualcuno non viva da solo, Certo. ma per lo più non è il caso dei ragazzi più giovani. E quindi resta la questione importante della scrittura come scelta elettiva di metodo comunicazione dei più giovani, ma anche appunto la possibilità di poter parlare anche di questa situazione o comunque in generale delle questioni che fanno soffrire in completo anonimato e senza palesarsi. Per questo periodo, come ci dicevamo, è aperto a tutta la cittadinanza senza limitazioni di età, giusto? Esatto, quindi se nasce come servizio rivolto ai giovani è stata presa una decisione di venire incontro alle esigenze di tutta la popolazione proprio perché in questo momento di emergenza sono molto pochi, se no, per non dire inesistenti, gli spazi in cui le persone possono effettivamente a cui possono rivolgersi per un supporto. Mi viene subito da chiederti un approfondimento per quanto riguarda due prerogative che vengono subito fuori rispetto a questo servizio. Da un lato c'è la scrittura di cui hai accennato prima e dall'altro quella che è l'assenza della fisicità, nel senso che rimane un incontro virtuale, non un incontro fisico tra due persone. Anche proprio l'approccio iniziale con cui contattarci esclude qualunque tipo di fisicità. Questa è una questione che fa sentire probabilmente molto più a suo agio l'utente che sceglie di utilizzarlo, perché eliminando il corpo, eliminando la faccia, naturalmente si elimina anche quella vergogna, no? Naturalmente anche in questo caso, col fatto che comunque si è anonimi dietro uno schermo e non si ha davanti una persona con cui interfacciarsi anche con il corpo, rende forse più difficile effettivamente soggettivare le questioni che si portano. Quindi in quel caso, diciamo, il lavoro che la persona che ci scrive può fare sulle sue questioni, sulle questioni che in qualche modo emergono da questi incontri, può non essere, diciamo, così intenso, proprio perché comunque si è protetti da questo schermo di anonimato. Allora, si parlava dello psicologo online come servizio di mail, si possono inviare massimo 3 mail, se non sbaglio, e la particolarità sta proprio qui, nel senso che non si tratta di un bot e risposta, ma è un servizio che richiede una risposta cioè che ci vuole più tempo per rispondere, più meditata, tra virgolette. E questo naturalmente penso che vi permetta anche di dare una risposta naturalmente più giusta possibile, più indirizzata anche al ragazzo in particolare o comunque all'utente che vi scrive. Diciamo che la scelta di non rispondere subito e quindi di non farla diventare una chat trasforma questo strumento in uno strumento effettivamente
terapeutico, in quanto già i ragazzi devono, o le persone che ci scrivono adesso di tutte le età, devono comunque mettere, scrivere quello che sentono, e quindi già lì c'è una riflessione ed una scelta, no, su che, quali delle questioni decidono poi di scrivere, di portarci. E appunto non rispondendo immediatamente si cerca comunque anche appunto di un po' smantellare la protezione che lo schermo e l'assenza del corpo produce negli utenti, per comunque farle lavorare, quindi riflettere sulle questioni, fissare alcuni punti e dare la possibilità di assumerseli. Quali sono le preoccupazioni che emergono maggiormente? Forse è una generalizzazione sicuramente, però credo che forse in questa quarantena alcune questioni come le ansie, eccetera, eccetera, vengono esacerbate anche dallo stare effettivamente a casa. Noi abbiamo notato nel corso del tempo che in questa, diciamo, in queste mail che abbiamo ricevuto da quando è iniziata l'emergenza e quindi la quarantena, si è spostato un po' il tipo di utenza che ci scrive, perché appunto se prima erano più gli adolescenti, adesso la stragrande maggioranza di chi ci scrive è fatta da studenti universitari, per cui si è un po' alzata e, diciamo, spontaneamente l'età di chi ci contatta. E anche il carattere delle questioni che emergono, abbiamo visto un'impennata nel sintomo della conflittualità, è derivata proprio da questa clausura forzata che stiamo vivendo, e quindi ragazzi che magari hanno scelto di ritornare a casa con i genitori con cui non convivevano da molto tempo, e quindi c'è questa diciamo vicinanza imposta che magari non funziona molto bene, oppure con i coinquilini o con il fidanzato, che non vediamo così gravemente in tempi normali dove non esiste l'emergenza. Insomma, diciamo che il carattere che pervade un po' tutte le mail che ci arrivano è comunque legata a una condizione di angoscia, e che in ogni caso, se si riesce un po' a superare questa barriera che l'angoscia pone, e si ricercano e si vanno a fare delle domande specifiche su questioni che sembrano più personali, le persone poi ci seguono, ed effettivamente questa prima angoscia intensa viene un po' abbandonata, e si riesce comunque, nonostante la situazione drammatica, a fare un lavoro proprio soggettivo, e quindi ci sembra che sia una cosa bella, che indichi anche che il servizio funziona. In questa situazione in cui è venuto un po' a cadere il concetto di comunità, perché appunto si è tutti molto isolati, chiusi in casa, senza, diciamo, rapporti normali, e quello che a noi interessa è comunque continuare a utilizzare diciamo l'esperienza che abbiamo acquisito in tutti questi anni, proprio di fare rete con il territorio. Quindi anche la decisione di aprire a tutti è una decisione dettata dal fatto che, laddove ci fossero delle situazioni di emergenza, noi siamo comunque in grado di aiutare queste persone a rivolgersi a quei servizi ancora attivi, che possono effettivamente intervenire tempestivamente, qualunque sia l'emergenza in atto. E questo ci sembra un modo, diciamo, di continuare a fare comunità laddove temporaneamente la comunità è stata smantellata. È un po' si è fermata. Esatto.